Un giorno, Simba, il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà con te come nuovo re. Tu sei più bravo di me. Il posto lì sarà il tuo, Una grande famiglia, qualcuno l'avrà forse visto. E io potrò andarmene in pensione con le stampelle e tutto. Ma che dici? Stiamo parlando del trasferimento delle caratteristiche fisiche e culturali che consentono di sopravvivere alla progenie e magari anche a un'azienda. Ma in natura c'è di tutto, c'è la competizione, c'è la collaborazione, come tra gli uomini. Il passaggio generazionale può essere anche molto tempestoso. I caratteri acquisiti da un individuo o la sua competenza nel corso della sua esperienza professionale si tramandano alla prole. Homo sapiens impiega molto di più degli altri mammiferi a trasferire il bagaglio culturale, perché il nostro bagaglio culturale è molto più grande di quello degli altri animali. A volte i figli abbracciano il mestiere dei padri e così il know-how si tramanda. A volte no, l'azienda non è detto che vada in malora se la rileva qualcun altro. E già qua cominciamo a mettere qualche paletto, buon sangue non mente, punto interrogativo. Un padre in visita al figlio che ha scelto un'altra strada. Tu lo sai che noi due lavoravamo insieme? Lo sai, vero? Già, l'ho sentito dire. Una vera catastrofe. Sono stato cacciato dall'azienda di famiglia. Non è vero, te ne sei andato di tua spontanea volontà. Qualcuno parla del complesso di Telemaco, cioè quello del padre assente, latitante e sempre impegnato altrove. L'erede deve farsi le ossa da solo. Altre volte c'è il padre e c'è e come e vuole dettare in maniera autoritaria le regole ed è decisamente un fardello pesante. Il passaggio generazionale allora diventa uno scontro generazionale. Padre figlio, un padre autoritario. Com'è andato l'esame? Come è andato l'esame? Non sono stato promosso, Ranger. Non sei stato promosso, Ranger? Non sono stato promosso, Ranger, signori. Tra gli indiani d'America del Nord-Ovest, i clan e i lignaggi paterni erano contraddistinti dai famosi totem. E questa è una cosa che può venire comoda anche a qualche imprenditore in sala. Magari puoi ideare un totem familiare. Un bel disegno che parla da sé, l'alberello può essere raddrizzato con un tutore da giovane, ma alla fine poi farà forse quello che gli pare. I presupposti sono cambiati, adesso devo dare una mano alla mia famiglia, capisci? Non sono d'accordo. Mi hai raccontato tu che lavorando qui avevi perso più di 10 kg e rischiavi l'infarto. Un film danese, il cui spezzone abbiamo visto prima, intitolato L'eredità. Quanto contano gli affetti e i sentimenti? Io non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Non tirare in ballo i sentimenti, certo che ce la fai. Ho molta fiducia in te. È tanto tempo che aspetto questo momento di vederti lì, sulla mia poltrona. Giusto sperare che il figlio rilevi l'azienda, però in certi casi il titolare deve essere in grado di lasciarla a chi ha passione, competenza. Guarda, potremmo produrre gli stessi modelli, ma a prezzi contenuti. Una linea economica, la riedizione dei pezzi più famosi della Rengoni, ma più accessibili. È un'ottima idea, Chiara, ottima. Grazie. Grazie.